Benvenuti al decimo dei 12 dialoghi danteschi, questa volta dedicato a Folchetto di Marsiglia. Pensi per come un sensen, del Dante dialoga, tema dei suoi treffens wird Folco von Marseille, protagonist des neunten Casains des Paradises sein. Offro un rapido scorcio dei canti del Paradiso, dal quarto all'ottavo. Il quarto e il quinto assumono un'impostazione dottrinale. Nella terza cantica, infatti, l'elemento teorico si rafforza apprezzabilmente. Il pensiero si fa più complesso, analogamente al linguaggio e allo stile. Dunque, Beatrice si rivolge al discepolo Dante nel linguaggio della scolastica. Tutti i beati hanno sede nell'Empireo. Tutti fanno bello il primo giro e differentemente hanno dolce vita. Per sentir più e men l'eterno spiro. Compaiono in altre sfere affinché Dante acquisti conoscenza. La stessa Bibbia soccorre all'ingenuità dell'uomo. Per questo la scrittura condescende a vostra facoltate e piedi e mano attribuisce a Dio e altro intende. Chi non oppone resistenza a forza non è da scusare. Quindi Piccade e Costanza, le quali abbiamo incontrato nel dialogo precedente, hanno sì colpa che volontà se non vuol non s'ammorza, non si estingue, ma fa come natura face in fuoco, se mille volte violenza il torza, torca. Allora, Dante domanda se si può soddisfare ai voti mancati con beni differenti. Canto quinto. Beatrice spiega ancora. Il principale dono di Dio all'uomo fu il libero arbitrio. Un voto consiste in un patto tra Dio e l'individuo, dove quest'ultimo rinuncia all'arbitrio. Si può mutare la materia del voto senza peccare, previa autorità sacerdotale. Beatrice ammonisce, non prendanni mortali il voto a ciancia, siate fedeli e a ciò far non pieci, come Jefté alla sua prima mancia dono. Jefté, giudice di Israele, aveva fatto voto a Dio, in cambio di una vittoria, di sacrificare colui che per primo usciva dalla sua casa. In seguito al trionfo, la figlia unigenita uscì per prima. Due mesi dopo fu immolata da un padre prostrato. Si procede al secondo cielo di Mercurio, degli spiriti che aspiravano a onore e a fama. Le nuove anime si avvicinano. Ecco chi crescerà i nostri amori, dicono. Eccezionalmente, il canto sesto appartiene per intero al bizantino Giustiniano, l'unico a esprimersi. L'impero romano nacque quando Pallante, l'arcade dell'Eneide, morì. Si narrano le vicende dell'impero, del sacrosanto segno. La viva giustizia, afferma Giustiniano, che mi ispira, lì, al segno, concedette in man a quel che io dico, Tiberio, gloria di far vendetta alla sua ira, quella di Dio suscitata dal peccato di Adamo. Insomma, un riferimento alla crocifissione di Dio, di Gesù, sotto Tiberio. Il canto successivo è nuovamente dottrinale. La teologa Beatrice fornisce lumi. Adamo dannò tutta la stirpe fino all'incarnazione di Cristo. Anche agli ebrei piacque la morte di Gesù e così furono castigati da Tito. In seguito al peccato originale restavano due sole soluzioni. O che Dio solo per sua cortesia dimesso avesse, o che l'uomo per sé esso avesse soddisfatto a sua follia. L'uomo non poteva di fatto soddisfare, pertanto Dio si diede in sacrificio mediante la passione. Il prossimo canto ci si trova nella sfera di Venere.
Carlo Martello d'Angiò ha modo di chiarire come i cieli, mossi da Dio, ci influenzano. La cecolar natura, i cieli, che è suggello, sigillo, alla cera mortal, cioè imprime le sue virtù negli esseri umani, fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro ostello, ovvero i cieli non considerano il luogo dove si nasce. Può succedere guaio, ad esempio si indirizza alla carriera ecclesiastica uno portato per natura alla guerra, ma voi torcete alla religione tal che fia nato a cignersi la spada e fate re di tal che e fate re di tal che è da sermone, onde la traccia vostra è fuori di strada. Così termina l'ottavo canto. Il nono, quello che ci riguarda più da vicino, ha inizio con una profezia dello stesso Carlo Martello. Verosimilmente la bella Clemenza del primo verso corrisponderebbe alla moglie Clemenza d'Asburgo. Poi che Carlo tuo, bella Clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la sua semenza, ma disse: taci e lascia muover gli anni, sì ch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo, rivolta sera, al sol che la riempie come quel ben che a ogni cosa è tanto. Ai anime ingannate e fatture empie, che da sì fatto ben torcete i cuori, drizzando in vanità le vostre tempie. Ed ecco un altro di quegli splendori per me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori. Gli occhi di Beatrice, che eran fermi sovra me come pria, di caro assenso al mio disio certificato fermi. Deh, metti a mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova chi possa in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce che m'era ancor nova del suo profondo, ond'ella pria cantava, seguette come a cui di ben far ciova. In quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle. E non sorge molt'alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. D'una radice nacqui e io ed ella, Cunizza fui chiamata, e qui rifulgo perché mi vinse il lume desta stella. Ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte, e non mi noia, che parria forse forte al vostro vulgo. Di questa luculente cara gioia del nostro cielo, che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che moia, questo centesimo anno ancor s'incinqua. Vedi se farsi de l'uomo eccellente, sì ch'altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento e adice richiude, né per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fia che Padova il palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna per essere al dover le genti crude. E dove Sile e Cagnanza accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà Feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco chi il pesasse a oncia a oncia, che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte, e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante, sì che questi parlar ne paion buoni. Qui si tacette e fecimi sembiante che fosse ad altro volta, per la rota in che mi si mise, com'era davante.
L'altra Letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percuota. Per Letiziar lassù fulgor s'acquista, sì come riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor come la mente trista. Dio vede tutto, e tu vedersi in luia, diss'io, beato spirito, sì che nulla voglia di sé a te può esser fuia. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla, sempre col canto di quei fuochi pii, che di sei ali facen la coculla, perché non ti satisface ai miei disii? Già non attenderei io tua dimanda, sia non mi intuassi come tu non ti mei. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciaro allora le sue parole, fuor di quel mar che la terra inghirlanda, tra discordanti liti contra il sole, tanto sen va, che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fu io litorano, tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal toscano. Ad un occaso quasi e ad un orto Buggea siede e la terra ond'io fui, che fe del sangue suo già caldo il porto. Folco, mi disse quella gente a cui fui noto col nome mio, e questo cielo di me si imprenta, com'io fe di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando a Sicheo e a Creusa di me, infin che si convenne al pelo. Né quella rodopea che delusa fu da Demofonte, né Alcide, quando Iole nel core ebbe rinchiusa. Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa, che a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provvide. Qui si rimira nell'arte che s'addorna con tanto affetto, e discernersi il bene perché il mondo di su quel di giù torna. Ma perché tutte le tue voglie piene t'importi che son nate in questa sfera, procedere ancor oltre mi convene. Tu vuoi saper chi è in questa lumera che qui appresso me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? Or sappi che là dentro, in sì tranquilla, Rab è a nostro ordine congiunta, di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta, che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma di trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma, in alcun ciel, dell'alta vittoria, che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché ella favorò la prima gloria che di Iosuè in sulla terra santa, che poco tocca al Papa, la memoria. La tua città, che dico lui è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è la invidia tanto pianta, produce, spande il maledetto fiore che disviate le pecore e gli agni, però che ha fatto a lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i dottor Magni son derelitti e solo ai decretali si studia, sì che pare a lor vivagni. A questo intende il Papa e cardinali. Non vanno i loro pensieri a Nazarette, là dove Gabriello aperse l'ani. Ma Vaticano e l'altre parti elette di Roma, che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien della Voltero. Hans Honecker ist 1966 in Bonn geboren. Nach dem Studium der Italienistik in München und Florenz hat er 2000 an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über den italienischen Renaissance-Dialog promoviert. Der literarische Dialog des Primo Cinquecento, Inszenierungsstrategien und Spielraum, Baden-Baden 2002. Von 2002 bis 2010 hat er Übersetzung Deutsch-Italienisch an der Universität Modena und Reggio Emilia gelehrt. Seit 2005 unterrichtet er italienische Sprache, Literatur und Geschichte an weitführenden Schulen in Florenz und Provinz.
Sarah reicht in seine Publikationen zur italienischen Literatur von Dante bis Luzzi, unter anderem Il Giardino dell'Impero, I luoghi danteschi dell'Italia nella Divina Commedia, Rom 2016, Dante e il mondo, i luoghi geografici nella Divina Commedia, Rom 2018. Hier habe ich ein Exemplar. Und zusammen mit Marco Romanelli eine Schulbuchausgabe des Dante-Epos Rom 2007 und jetzt 2021. Der Vortrag Folco von Marseille, eine schillernde Persönlichkeit, intendiert die Figur des Troubadours und des Toulouser Bischofs Folco von Marseille, circa 1160-1231, im Lichte seiner Darstellung im 9. Gesang des Paradieses Dantes zu hinterfragen. Er erscheint im Venushimmel als Liebender, zugleich aber auch als Glaubenskämpfer und Papstkritiker. Dabei wird Folco in den historischen literarischen Gesamtkontext der göttlichen Komödie einzuordnen sein. Zunächst möchte ich den Organisatoren der Akademie Deutsch-Italienischer Studien von Meran, besonders Herrn Dr. Baccia, für die Einladung und auch für die freundliche Begrüßung danken. Das Thema des heutigen Dialogs ist der 9. Gesang des Paradieses, vor allem die Figur von Folco von Marseille. Der 9. Gesang des Paradieses ist sicher einer der weniger bekannten Gesänge der göttlichen Komödie, ist aber durchaus ein wichtiger Gesang im Gesamtaufbau des Dante-Epos. Zentrale Figuren sind Conizio da Romana und eben Folco von Marseille. Ich gebe einige biografische Hinweise zu Folco. Folco oder Folco von Marseille, 1160 ungefähr, 1160, manche sagen 1150, in Marseille geboren, stammt aus einer Genueser Familie, also aus einer italienischen Familie, deswegen auch wird er oft als Folco oder Folchetto da Marsiglia genannt. Und er war einer der berühmtesten provenzalischen Minnesänger. 1231 ist er dann in Toulouse gestorben. Von 1180 ungefähr bis 1195, also ungefähr 15 Jahre, hielt er sich als wandernder Dichter an wichtigen Höfen, an den wichtigsten Höfen der Provence auf, unter anderem am Hofe von Barral, dem Vizegraf von Marseille, dessen Frau Azaleis er in seinen Gedichten besang. Von ihm sind circa 20 Gedichte erhalten. Die berühmteste ist die Canzone Tant Ambellis l'amoros pensaments, auf Deutsch ungefähr so sehr gefällt mir der Gedanke an die Liebe, dessen exzellentes Niveau im Gedichtaufbau Dante schon in De vulgari eloquentia gelobt hatte. Also Dante zitiert ihn nicht nur in der göttlichen Komödie, sondern auch in einem anderen Werk wie der Die vulgari eloquentia. 1195, vielleicht infolge des Todes der Azaleis, also der Frau von Barral, tritt Folco in den Zisterzienserorden ein, wurde Abt und 1205 Bischof von Toulouse, wo er dann 1229 die Universität mitbegründete. Das dunkle Kapitel, sagen wir, das können wir heute sagen, seine Biografie ist die Teilnahme an dem Kreuzzug gegen die Albigenser von 1209 bis 1229. Er schließt sich nämlich 1209 an dem von Papst Innozenz III. Ausgerufenen Kreuzzug gegen die Katharer, also gegen die griechischen Reinen, eine streng asketische, den Manichäern verwandte Sekte, in Frankreich eben auch Albigenser, nach der Stadt Albi genannt, an. Aus heutiger Sicht ist seine Rolle in der Niederwerfung der Ketzer, auch wenn er vielleicht nur indirekt beteiligt war, nicht unproblematisch. Wie viel Dante davon letztlich wusste oder eventuell verschwieg, können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber ich werde darauf noch zurückkommen.
Neben Bertrand de Born, Sordel, Amerique de Pergolian, Arnaud Daniel und Gérard de Bourneil ist Fulco der sechste Troubadour, den Dante in der Göttlichen Komödie erwähnt. Allerdings redet Dante nur mit drei dieser, nämlich mit Sordel, Daniel und Folco eben oder Folco. Und er ist auch der letzte und einzige im Paradies. Die anderen werden entweder eben in der Hölle oder im Fegefeuer genannt. Folco ist damit aber tritt aber Dante nicht als Troubadour entgegen, so wenig wie Bertrand in der Hölle als Dichter erscheint, sondern als Zwietracht-Stifter, so wenig tritt Fulco eben Dante als Troubadour entgegen, auch wenn natürlich darauf hingewiesen wird. Vielmehr wird er zum Glaubenskämpfer, wie oft in der Literatur immer wieder wiederholt wird. Letzteres trifft aber meines Erachtens nur zum Teil zu. Folco tritt im Venushimmel vor allem als Liebender auf. Er ist geprägt durch die irdische, dann durch die himmlische Liebe. Dante hätte ihn sonst im Mars-Himmel angesiedelt, dem Himmel der Glaubenskämpfer, wie etwa seine Urahnen wieder in den Gesängen 15 bis 17 des Paradieses, der 1149 während des zweiten Kreuzzuges Konrad III. Gestorben ist. Für das heutige Verständnis ergeben sich zwei interpretatorische Schwierigkeiten. Die erste betrifft Folcos unerwähnte Beteiligung an der Verfolgung der Katharer oder der Albigenser, die sich seit Ende des 10. Jahrhunderts im südlichen und westlichen Europa, vor allem in der Provence, ausgebreitet hatten und die im 13. und 14. Jahrhundert fast völlig ausgerottet wurden. Wie konnte Dante einen blutigen Ketzerverfolger, den Venushimmel, den Himmel der Liebe, der ganz im Zeichen der christlichen Caritas steht, als Ort der Seligen zuweisen? Für uns heute völlig unverständlich, für den florentinischen Dichter stellte sich dieses Problem vielleicht aber nicht. Er hatte alle Ketzer, auch politische Heretiker wie Farinata de Liberti und oder Kaiser Friedrich II. Von Hohenstaufen in den sechsten Kreis der Hölle verbannt. Und die Albigenser waren für ihn ohne Frage als solche zu betrachten. Für unser heutiges religiöses Verständnis ist dieses höchst problematisch und letztlich schwer nachvollziehbar. Fulco hat aber schon in seiner Troubadour-Zeit zwei Gedichte auf die Kreuzzüge verfasst, darunter eine Richard Löwenherz gewidmete Kanzone, als dieser von Marseille ins Heilige Land zum Kreuzzug aufbrach, und zwar im Jahr 1190. Die zweite Schwierigkeit betrifft das amoröse Liebesleben Folcos während seiner Troubadour-Zeit, bevor er ins Kloster eintrat und schließlich Bischof wurde. Wie kann es sein, dass etwa Paolo und Francesco da Rimini im zweiten Kreis der Hölle schmachten und Folco dagegen sich im Venushimmel sogar mit Nachsicht auf seine abenteuerliche Jugendzeit zurückblicken kann? Ist es nur die reinigende Kraft der Buße und der Umkehr, die ihn zu einem zweiten geläuterten Leben im Sinne der christlichen Caritas geführt haben? Die Antwort auf diese Frage wird uns noch im Folgenden beschäftigen. Vorher möchte ich aber auf den Anfang der Rede Folcos näher eingehen. Sie haben schon die Verse in der italienischen Original gehört. Ich zitiere aber zum besseren Verständnis auch die deutsche Übersetzung von Hartmut Köhler von 2014. Das sind die Verse der Anfang der Rede von Fulco. Das breiteste Tal, in das Wasser sich ergießen, kamen darauf die ersten Worte. Außerhalb des Meeres, das sich um die Erde legt, zieht sich inzwischen widerstreitenden Ufern so weit gegen die Sonne hin, dass der Himmelsbogen, der beginnt, wo unser Horizont liegt, dort im Mittag steht. An diesem breiten Tal war ich Anrainer zwischen Ebro und dem Magerflüsschen, das mit seinem kurzen Lauf das Genuesische und Toskanische trennt. Fast gleichzeitig wie in Bichaya geht die Sonne auf und unter in der Stadt, aus der ich stamme und die einstmals ihren Hafen warm von ihrem Blut werden ließ. Volkette nannten mich die Leute, soweit sie meinen Namen kannten. Und dieser Himmel lässt sich von mir nun prägen, wie ich früher von ihm. Also Fulco ist eins mit dem Venushimmel. Also er sozusagen ist einer der Lichtgestalten des Venushimmels, so wie er das Licht von diesem Himmel erhält. Mit dieser langen geografischen, seine nicht explizit genannte Geburtsstadt Marseille betreffenden Periphrase führt Dante Fulco gebührend ein, fast man könnte sagen, in einer Adlerperspektive über das Mittelmeer, also über Frankreich auf der europäischen Seite und Algerien auf der anderen Seite des Mittelmeers.
und dem er alle seine Anerkennung ausdrückt. Für Dante bleibt aber wohl Arnaud Daniel, der größte Troubadour-Dichter, wie aus dem 26. Gesang des Fegefeuers deutlich wird. Dante lässt Daniel sogar Verse in provenzalischer Sprache rezitieren, eine Hapax in der göttlichen Komödie. Das heißt aber nicht, dass es gerade Folco in gewisser Weise der Dichter ist, in der sich Dantes irgendwie widerspiegeln kann. In den folgenden Versen erinnert Folco an seine abenteuerlichen Jugendlieben. Er vergleicht sich mit gleich drei antiken Mythen der Erzählung, Aeneas, Dido, Phyllis, Demophon und Herakles und Iole, um seine jugendliche Leidenschaft entsprechend zu nobilitieren. Ich zitiere wieder die Verse 97 bis 108 in der deutschen Übersetzung. Denn stärker nicht entbrannte Belos Tochter zum Leidwesen von Sichäus wie von Creusa, als ich, jedenfalls bis das Grauhaar kam, noch auch jene Europäerin, die von Demophon verlassen wurde, oder der Alkide, als er Iole fest in sein Herz geschlossen hatte. Herkules natürlich. Doch hier empfängt man nicht Reue über Schuld, sondern solche wird nicht mehr erinnert, solche lachende Freude und jede hohe Kraft, die ordnete und vorsah. Hier versenkt man sich in den Anblick der schönen Schöpfung, die aus solcher Hinwendung erwuchs, und man erkennt, zu welchem guten Ende die Welt droben sich um die drunten legt. Irdisches Tun und Treiben hat im Paradies keine Bedeutung mehr, ist zu einer formalen Erinnerung geworden. Das heißt aber nicht, dass sie ohne jegliche Relevanz wäre. Sonst hätte Dante Folco nicht im Venushimmel angesiedelt. Und die Person Folcos besser zu verstehen, muss er meines Erachtens im Gesamtkontext des neunten Gesanges des Paradiesus gewesen, gesehen werden. Folco ist das männliche Pendant zu Conizza da Romano, die in den ersten 66 Versen zu Dante spricht. Sie ist ungefähr 1198 geboren worden und starb in Florenz 1279. Eine Frau mit bewegtem Leben, deren Figur die ersten Teil des Gesanges einnimmt, Tochter von Ezzolino II., da Romano, und Schwester des blutrünstigen Tyrannen Ezzolino III., dessen Schreckensherrschaft sich bis Padua und Brescia erstreckte. Sie war dreimal verheiratet und hatte zahlreiche Affären, unter anderem mit dem Troubadour Sordel. Nach dem Vermögensverlust der Familie kam sie nach Florenz, lebte dort im Hause Cavalcanti, führte einen frommen Lebenswandel und übte Mildtätigkeit. Sie war so zu einer modernen Magdalena geworden. Für ihre Exzesse in der weltlichen Liebe hätte sie aber genauso gut im zweiten Kreis der Hölle oder auf dem siebten Sims des Läuterungsberges ihren Ort im Jenseits finden können. Dass Dante Conizza, die er vielleicht persönlich im Hause seines Freundes Guido Cavalcanti kennengelernt hat, im Paradies angesiedelt hat, spricht für seine unkonventionelle und antikonformistische Einstellung in Kirchen- und Glaubensfragen. Dies gilt mutatis mutandis meines Erachtens auch für Folco, wie wir sehen werden. Conizzas Auftritt im Venushimmel verleiht dem neunten Gesang des Paradieses eine troubadoureske Atmosphäre, die sich auch im Gespräch Dantes mit Folco fortsetzt. Irdischer Amor wird zu christlicher Caritas in christliche Caritas verwandelt und geläutert. Dieser Aspekt sollte dem Bild, das Dante von dem Toulouser Bischof zeichnet, immer mitbedacht werden. Natürlich ein Idealbild, in dem sich Dante auch wiedererkennen kann. Der neunte Gesang des Paradiso endet mit einer scharfen Papstkritik, die Dante Folco in den Mund legt, wobei er auch schwere Vorwürfe gegen seine Heimatstadt Florenz erhebt, indem er den Floren oder Florin, den Fiorino d'Oro, der seit 1252 geprägt wurde, in Deutschland auch der goldene Pfennig genannt, als Ursache als aller Korruption verwünscht. Das sind die Verse 127 bis 32. Deine Stadt, also Florenz, nun aber, die aus dem Samen dessen ist, der sich als erster sich von seinem Schöpfer abwandte und dessen Tücke so beklagt wird, sie treibt die vermaledeite Blüte hervor und streut sie aus. Die Schafe und Lämmer, die die Irre leitet, hat sie den Hirten doch zum Wolf gemacht. 1315, wenn Dante das Paradies schrieb, hatte er das erniedrigende Amnestigio-Angebot von Florenz abgelehnt, das ihm und den anderen Exil-Florentinern erlaubt hätte, noch einmal ihre Geburtsstadt wiederzusehen, und wurde zum wiederholten Male zum Tode verurteilt. Seine Hoffnung, in seine geliebte Heimatstadt erhobenen Hauptes zurückzukehren, war damit endgültig zerschlagen. Und wie Sie wissen, ist er ja dann 1321 in Ravenna gestorben, nicht etwa in Florenz.
Wie schon bei Konica ist das Finale der Rede Volkos oder Fulcos politisch geprägt. Während sich die Adlige aus Romano in ihren Prophetien die Machtkämpfe zwischen Guelf und Ghibellini in Nordostitalien anprangert, ist die Zielscheibe der Polemik Fulcos die römische Kurie mit dem Papst an der Spitze, der nur an die eigene Macht und nicht mehr an das Evangelium denke und schon gar nicht an die Befreiung des Heiligen Landes, also an die Kreuzzüge, die ja Volko durchaus am Herzen lag. Die Kurie kümmere sich somit nur um die Dekretalien, die päpstlichen Entscheidungen, kirchlichen Einzelfragen, wobei sie völlig die Botschaft Christi aus den Augen verliere. Das sind die letzten Verse 133 bis 142. Darüber lässt man Evangelium und Kirchenväter liegen und schaut nun mehr in die Dekretalien, wie man ihren Rändern sehen kann. Darauf sinnen Papst und Kardinäle, an Nazareth denken sie nicht mehr, wo Gabriel die Flügel breitete. Doch wird der Vatikan und der andere auserwählten Städten Roms, die in Petri Nachfolge zum Grab der Glaubenskäfer wurden, bald wieder frei sein von der Kuppelei. Eine Art, man könnte sagen, Prophetie, eine Dantes, in gewisser Weise Rom und der Vatikan befreit würden von der sozusagen Korruption des Klerus und vor allem eben des Papstes, der Päpste der damaligen Zeit. Der Gesang endet also in einer schroffen prophetischen Verwünschung des unzüchtigen, von Geldgier verdorbenen Umgang der Stellvertreter Christi mit der Brautkirche. Also die Anklage ist die der Simonie sozusagen, also des Verkaufs kirchlicher Güter. Die Botschaft Konizas wie die Volkos ist daher letztlich ethisch und politisch zugleich. Konica richtet sich an die weltlichen Herrscher, Volko an die Kirche und an den Papst. Ich komme damit zum Schluss, zu einem vorläufigen Schluss. Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich eine zumindest für das heutige Verständnis schillernde Persönlichkeit Fulcos. Konica führt ihn als berühmten Troubadour ein, dessen Nachruhm noch mindestens 500 Jahre dauern werde. Dank Dantes ist dieses ja auch eingetreten, seiner eben Darstellung hier im neunten Gesang der göttlichen Komödie. Fulco selbst stellt sich zunächst als Liebender dar, aufgrund seiner irdischen Liebesabenteuer, und wird schließlich zum blühenden Verfechter des christlichen Glaubens. Dante spricht von Fulcos Beteiligung an der Verfolgung der Albigenser, spricht nicht von der von Fulcos Beteiligung an der Verfolgung Albigenser, weil er vielleicht nicht die Rolle, die der Toulouser Bischof dabei spielte, genau kannte, oder da diese für ihn, wie für die Christen des 13. und 14. Jahrhunderts generell, keinen echten Widerspruch darstellte. Ein Liebender, der andersgläubige, auch unorthodoxe Christen verfolgte. In seinem Aufsatz zum neunten Gesang des Paradieses geht Michelangelo Piccone davon aus, dass Dante nichts oder wenig von der Beteiligung Volkos am Kreuzzug gegen die Albigenser wusste. Dante interessiert an Volkos geschichtlicher Persönlichkeit das in Glaubensbegeisterung geläuterte Liebesfeuer, um ihm, wie schon Konica, seine eigene Glaubensvorstellung und insbesondere seine Kritik an dem damaligen Papsttum, das sich mehr um die irdische als um die himmlische Angelegenheit kümmere, in den Mund zu legen. Dante war vielleicht bekannt, dass Fulco dem heiligen Dominikus half, seinen Orden, also den der Dominikaner, zu gründen und eben auch dessen Vorstellung einer Reformation der katholischen Kirche eben in gewisser Weise teilte. Die Botschaft Konizas wie Fulcos ist natürlich die Dantes. Der florentinische Dichter legt seine politischen und ethischen Vorstellungen in den Mund. Konica richtet sich an die weltlichen Herrscher, Fulco an die Kirche und den Papst, und beide sprechen Dantes Ideen von der Rolle der weltlichen Herrscher und der Kirche aus, die zum großen Missfall der Kurie in seinem politischen Schrift De Monarchia zum Ausdruck brachte. Nicht umsonst wurde letztere von der Kirche in den folgenden Jahrhunderten auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, den Monarchia, wie Sie wissen. Und insofern, und damit bin ich wirklich am Ende meines Beitrags, ist Volko vielleicht genau das Idealbild nicht nur eines Dichters, sondern auch eines geläuterten, können wir sagen, Christen, der eine Reform des Papsttums nicht nur anregt, sondern auch einfordert, eben gerade gegen die Korruption des damaligen Papsttums und der damaligen römischen Kirche. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
Giovanni Fiesoli, formatosi presso l'Università degli Studi di Firenze, dove ha conseguito la laurea in filologia classica e nel 2003 il dottorato di ricerca in filologia medio-latina, è attualmente docente di ruolo di italiano e latino presso il liceo scientifico A.M. Enriquez Agnoletti di Sesto Fiorentino, nonché affidatario del master di specializzazione in storia delle biblioteche dal Medioevo all'Umanesimo, presso lo stesso Ateneo, dove ha ricoperto per 4 anni l'incarico di docenza per l'insegnamento di letteratura latina medievale, ambito in cui ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale seconda fascia in 2 differenti tornate concorsuali. Collabora da oltre 20 anni con la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, SISMEL. Ha all'attivo la pubblicazione di 5 monografie, di oltre 30 articoli in riviste specialistiche e numerose partecipazioni a convegni e seminari. Interessi di ricerca: storia della filologia in età moderna e contemporanea, storia delle biblioteche e delle fonti documentarie d'età medievale e umanistica, degli autori classici nel Medioevo, le raccolte librarie cistercensi. L'asse portante dell'intervento del professor Fiesoli può essere sintetizzato nella formula tra amor sacro e mistica letizia, Folchetto e la spiritualità cistercense. I punti su cui si articolerà, tenendo conto della relazione del professor Honecker, saranno Folchetto e San Bernardo, le uniche voci cistercensi della commedia dantesca, criteri e ragioni della selectio operata dall'autore, il tema della conversione amorosa secondo la mistica bernardina, dall'amore dei sensi a quello spirituale, il disidio tra le due polarità risolto sul piano mistico, il tema delle peccatrici redente, Kunitz e Raab, il tema della milizia Christi e delle crociate oltre il puro dato biografico, bilancio. Cosa conosceva materialmente Dante in relazione agli scritti autentici o allora attribuiti a San Bernardo? Ipotesi e documenti a confronto con eventuale estensione della campionatura ad altri canti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento davvero di cuore all'Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano, al direttore scientifico, il professor Bacher, che mi ha invitato a partecipare insieme all'amico e collega Hans Unacker a questa serie di incontri, appunto, su intitolata Dialoghi Danteschi. E l'oggetto, come avete già ben capito dalla relazione di Unacker, è il canto nono del Paradiso, un canto particolare, segnato soprattutto e non solo, insomma, dalla figura di Folchetto o Fulco, che dir si voglia, di Marsiglia. Io vorrei approfondire un percorso che è stato già avviato con risultati estremamente interessanti da studiosi veritantisti del calibro di Lino Bertile, prima Francesco Mazzoni, e cioè indagare meglio i legami che ci sono fra Folco di Marsiglia e il tema della spiritualità cistercense. Perché di fatto in tutta la commedia dantesca noi incontriamo soltanto 2 cistercensi. Ovviamente Bernardo, quindi il Santo Sene, negli ultimi canti, la figura vero che traghetta, insomma, Dante verso la visione ultima è quella di Dio, e appunto il Folco di Marsiglia, prima trovatore, come ha ricordato bene il collega Unacker, e poi vescovo e ancor prima abate cistercense. La tradizione, ringrazio tra l'altro Unacker di questa notizia, che mi era sfuggita, anche in realtà Bertrand de Born si dice che, vero, dopo essere stato trovatore, si sarebbe ritirato e sarebbe morto indossando l'abito bianco cistercense.
Ripeto, di questa però notizia ne parla una vita di Bertrand de Born, che noi incontriamo, ovvero decapitato, una scena agghiacciante, nel nono cerchio infernale tra i seminatori di discordie, però questa informazione probabilmente non era nota a Dante. Quindi di fatto le due figure di riferimento accanto al mistico Bernardo di Chiaravalle e di riferimento per quanto riguarda la tradizione cistercense, la mistica cistercense, sono appunto Bernardo, innanzitutto, a conclusione della Cantica, e sotto forma, uso un termine dantesco, di umbrifero prefazio, questo nostro Fulco di Marsiglia, il trovatore che poi si converte, diciamo, dall'amor profano all'amor sacro. Io infatti avevo pensato di dare una sorta di sottotitolo a questo mio intervento, intitolandolo Tra amor sacro e mistica Letizia, Fulco e la spiritualità cistercense. La rassegna delle fonti, la vicenda anche umana, terrena e storica di Fulco è stata già ripercorsa da un nacre, e quindi non è il caso di dilungarci ulteriormente. Io vorrei soffermarmi soprattutto su diciamo una chiave di lettura che, ripeto, è stata proposta prima di me, insomma, da studiosi come Mazzoni e Pertile, che cerca di ricostruire il dettato, diciamo, poetico di Dante, laddove ci presenta, si confronta appunto con queste due figure di molto diverse ovviamente tra di loro, ma che comunque incarnano la spiritualità cistercense, di considerare dunque l'eventualità, che a mio parere non è affatto remota, che gli scritti, alcune opere bernardiane o bernardine, per bernardiano preciso subito, intendo cioè opere uscite dal calamo di Bernardo di Chiaravalle. Con il termine bernardino invece mi riferisco più in generale a una tradizione cistercense, alla quale, per esempio, fa capo anche un'altra figura che senz'altro Dante conosceva, cioè Guglielmo di Saint-Thierry. Vorrei capire appunto quanto la tradizione bernardino-bernardiana, diciamo così, abbia inciso su tratteggiare, ecco, la figura di Folco, e se Folco può rappresentare, secondo questa chiave di lettura, quello che ho definito un umbro prefazio, un'anticipazione, chiamiamola così, di temi che poi verranno sviluppati in maniera più ampia e solenne negli ultimi tre canti del Paradiso, appunto. Ho visto nella scaletta ci saranno altri interventi, vero, che seguiranno il nostro, ma il mio non si sovrappone, perché le altre figure che ho visto sono previste, sono quella di Caccia Guida e, se ben ricordo, di Pier Damiani. Ora, se la soluzione che io volevo sottoporre alla vostra attenzione, e di cui poi magari parleremo nel dialogo che seguirà, è stata sempre proposta in forma semidubitativa. In genere si richiama il tramite che ci sarebbe fra la spiritualità cistercense, che sarebbe rappresentato fondamentalmente dalla teologia francescana, in particolare la mistica di Bonaventura, che, come sappiamo, cita spesso, a volte saccheggia, le opere di Bernardo. Dall'altra parte abbiamo un altro tramite importante, Gioacchino da Fiore, il quale, discettando della terza età, cioè quella dello spirito, intravedeva il suo inizio proprio l'avvento appunto di Benedetto da Norcia, e il suo culmine nella riflessione di Bernardo. È un pensiero che Gioacchino esprimeva nel celebre Liber Concordiae, Novi Veteris et Novi Testamenti. Quindi questi tramiti ci sono, indubbiamente, è vero, studi su la teologia francescana, Bonaventura, Gioacchino da Fiore e la loro presenza come ipotesti, mi ha proprio una felice, secondo me, definizione della scuola di Mazzoni. Essendo fiorentino, ho avuto il piacere, insomma, di conoscere Francesco Mazzoni. Oggi, per i suoi scritti, sono stati raccolti tre imponenti tomi, anzi cinque tomi, a cura di Garfagnini ed altri studiosi dell'Ateneo fiorentino. E quindi sull'idea di ipotesto, ecco, cioè di questo testo
che ha degli agganci diretti e indiretti con la tradizione cistercense, credo sia opportuno soffermarsi. La ricerca di possibili loci paralleli resta ancora un terreno in parte da dissodare. In questo senso, la figura di Folco di Marsiglia, di fatto, quindi, a parte Bernardo, alla fine l'unico cistercense in tutta la commedia, assume un certo interesse e anche un rilievo non secondario. La sua funzione, la funzione anzi direi di tutto questo canto all'interno della imponente e complessa costruzione architettonica della Terza Cantica, dunque ricopre ecco, una centralità e il tutto sotto il segno dell'amore, l'amore direi con la maiuscola, un amore sublimante e sublimato che risponde alla lezione della cosiddetta teologia theologia cordis, la teologia, il pensiero teologico del cuore, che è un tema squisitamente cistercense. Anche il tema ricordato prima dal collega Onacker della Militia Christi, e quindi la fede pugnace alimentata dall'amore di Dio e disposta a combattere, a sacrificare la propria vita per l'affermazione insomma del verbo genuino sugli eretici e sugli infedeli, ebbene, anche questo rappresenta un umbrifero prefazio di quella che poi sarà la figura, vero, di Cacciaguida nel Cielo di Marte, il Trisavolo di Dante. E questa proiezione, ecco, questa proposta di lettura di questo canto in una prospettiva, direi, ascendente verso anche gli altri cieli paradisiaci, fino all'approdo, ovvero alla figura di San Bernardo, potrebbe, dico potrebbe perché è una proposta, essere, come dire, diventare oggetto, diciamo, di riflessione. Vediamo di trovare appunto alcuni agganci tra proprio le terzine del nono canto e la chiave di lettura che vi propongo. Ai versi 76-79 faccio, come dire, alcune chiose dantesche navigando in questo canto, vero, così denso, così anche particolare. Ebbene, dai versi 76-79 la voce di Folco è rallegrata dal canto di una ben precisa gerarchia angelica, cioè quella dei serafini preposti al nono cielo cristallino, primo mobile, quindi li troveremo poi però nell'ultimo cielo prima dell'Empireo, le cui ali, in numero di sei, sono ripiegate staticamente su se stesse. Ecco, in quelle terzine del nono canto, questa posizione particolare, vero, delle ali degli angeli, ricordano a Dante la coculla, usa questo termine, cioè l'ampio cappuccio del saio che caratterizzava proprio il vestiario dei monaci cistercensi. E i versi sono dunque la voce tua che il ciel trastulla, sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali facen la coculla, perché non soddisface ai miei disii? La domanda è ovviamente rivolta da Dante a Folco. Si considera poi un altro elemento, la cosiddetta angelologia, inclusiva delle ripartizioni gerarchiche, un tema anche questo molto presente nella mistica cistercense e proprio negli scritti di Bernardo. Molti anni fa, negli anni 70, quindi ormai è passato quasi mezzo secolo, il buon Giorgio Petrocchi, il benemerito Petrocchi, aveva proposto anche lui una chiave di interpretativa e pur riconoscendo all'opera dello Pseudo Dionigi, i De Celesti Ierarchia, un punto focale, un'opera che Dante senz'altro conosce, si chiedeva ecco, che tramite potesse esistere fra lo Pseudo Dionigi e la mistica dei tempi di Dante. Ebbene, il tramite potrebbe essere rappresentato proprio dalla mistica bernardina sul tema delle gerarchie angeliche. E questo lo troviamo proprio, a mio parere, in una correlazione, in una sorta di similitudine che possiamo già intravedere nelle terzine del canto nono, sul tema dell'amore. Un tema dell'amore che chiaramente si ispira a quello che dopo i Salmi è l'opera più letta e commentata dalla tradizione medievale, cioè il Cantico dei Cantici.
Già in Bernardo viene detto che, per usare il linguaggio del cantico, vetero testamentario, i paraninfi della sposa di Cristo, cioè la Chiesa, sono gli angeli. Quella appunto delle anime beate, scusate, i paraninfi della sposa di Cristo sono naturalmente gli ecclesiastici, mentre in paradiso questa funzione di paraninfo delle anime beate è svolta dalle intelligenze angeliche. Quindi anche questa potrebbe essere una suggestione appunto della tradizione cistercense. Nel De Considerazione Bernardiano, che è anche l'unica vero, opera citata da Dante, se l'epistola a Can Grande è di Dante, io ho qualche perplessità. Comunque, nel De Considerazione, si legge al quarto capitolo, un capitolo decimo del quarto libro, una descrizione, diciamo, delle gerarchie angeliche che si rispecchia nelle parole di Cunizza. Ai versi 61 e 63 del canto 9, Cunizza dice: "Su sono specchi, voi dicete troni, onde refulge a noi Dio giudicante, sicché questi parlarne paion buoni." Ebbene, questa immagine delle intelligenze angeliche, di troni, e accostata all'immagine di Dio giudice, si ritrova appunto proprio nel capitolo decimo del quarto libro del De Considerazione di Bernardo di Chiaravalle. Un altro elemento, direi, di cui tenere conto e che è riconducibile alla teologia mistica bernardina, in particolare a un passo dell'Audibus Nove Milizie, è l'opera di Bernardo, ovvero l'atto fondativo dell'ordine dei cavalieri, che poi si uniranno, ovvero, ai crociati per combattere per la riconquista del Santo Sepolcro. Ebbene, un'immagine dal De Laudibus Nove Milizie è presente, secondo me, proprio verso la conclusione del nostro canto, è proprio Folco che parla, la terzina al verso 136. A questo intende il Papa, i cardinali, non vanno i loro pensieri a Nazarette, laddove Gabriello aperse l'ali. Questa terzina tiene dietro, come ricordava Honaker, alla ben nota condanna del maledetto fiore, ben cresciuto, che si è ben alimentato nella città di Firenze, che ha disviate le pecore e gli agni, pecore e agnelli, aveva detto Dante, o meglio, ha detto Folco nella sua invettiva. Anche qui non credo sia una pura casualità il fatto che, sempre nel De Considerazione, Bernardo, dopo un ampio excursus sulle città in Terra Santa, che osasse proprio il nome della città dove è avvenuta l'Annunciazione alla Vergine Maria con una pseudoetimologia floreale. In Bernardo leggiamo, brevissima la citazione in latino, Cernitur et Nazareth, quae interpretatur flos. Si consideri che anche la città di Nazareth è interpretata come fiore. Il nome Nazareth, chiaramente, viene proposta un'etimologia, tra l'altro non è corretta, ma per Bernardo lo è, e lo è evidentemente anche per Dante, cioè equivarrebbe il nome della città a quello del fiore. Nazareth, dunque, è il fiore sano, il germoglio del vero amore, qui nel canto nono, contrapposto per antitesi all'esecrando fiore fiorino, fiorentino, causa del degrado morale e di corruzione anche tra le alte sfere ecclesiastiche, la simonia a cui prima si faceva riferimento. Si potrebbe dire ancora più in generale che comunque l'intero canto nono è sostenuto dal gusto anche della perifrasi geostorica, tanto ampia e solenne, la marca trevigiana per Cunizza, l'intero bacino del Mediterraneo per la presentazione della città Marsiglia, dove si dice sia nato Folco, che proprio perché carica di così tanti simboli, di tanti rimandi e allusioni, si trasforma in una vera e propria cosmografia mistica, viatico verso l'assoluto. Dante dà prova, per l'ennesima volta, di una poesia capace, attraverso l'amplificatio, sorretta dall'uso anche di schemi analogici proprio dell'Ornatus Difficilis, di cui Folchetto, poeta, il trovatore, era stato maestro indiscusso, di inanellare terzine l'una dietro l'altra, caratterizzate da questa maestosa gravitas. Proprio Picone, Michelangelo Picone, ricordato prima dal collega, che anche nell'83 aveva preso in esame questo episodio, sottolineava anche laddove
Folco ero, presenta se stesso usando questa amplificazio, che il riferimento, ad esempio, anche al fiume Ebro, ovvero al verso 89, non è casuale. Potrebbe trattarsi di un richiamo proprio a quella via francigena, cioè al tema della peregrinatio anime, perché il fiume Ebro deve essere scavalcato per raggiungere Santiago de Compostela, e quindi il tema della peregrinatio anime è possibile ricondurlo ancora una volta sì alla mistica in generale medievale, ma è anche questo un elemento assai ricorrente nella tradizione cistercense. Interessante, rimango nell'invettiva, nelle parole di invettiva di Folco, e la terzina conclusiva, i versi ultimi, da 139 a 142. Ma Vaticano e le altre parti elette di Roma che sono state cimitero, alla milizia che Pietro seguette, tosto libere, fiende la Voltero. Molti esegeti hanno visto questa come una minacciosa premonizione, vero, del destino ultraterreno che attenderebbe Papa Bonifacio VIII. Ma è possibile. Io qui sento però una ripresa dell'epistola ammonitoria che Bernardo aveva rivolto alle alte gerarchie, è la 238 nella raccolta della patrologia latina, il capitolo 4. E proprio poco prima, insomma, consultavo rapidamente il De Considerazione, il testo del De Considerazione, ho trovato quarto libro, terzo capitoletto 3.6, 4.3.6 del Conto di Considerazione, un passo che sembra veramente essere alla base dell'immagine che la terzina qua dantesca ci restituisce. Consideriamo che il De Considerazione è l'ora che Dante dedica a Papa Eugenio III, Papa Eugenio Paganelli, cistercense, che diventa Papa e in un momento particolarmente turbolento. Il De Considerazione è un'opera, direi, politica, sì, di Bernardo, non mistica, perché anche in Bernardo abbiamo, un po' come in Folco, abbiamo un po' due anime, diciamo così. C'è quella mistica, ma c'è anche quella dell'uomo vero, impegnato nel bandire la crociata e nell'ammonire Eugenio III. Io dico a Eugenio III di guardarsi bene le spalle in curia. E usa questa espressione, direi, inquietante. Scio ut habitas, so ubi habitas, so dove abiti. Increduli et sub sores sunt tecum, al tuo fianco vi sono miscredenti e traditori. Lupi, non oves sunt, sono lupi, non oves, non agnelli. Talium tamen tu pastor, tuttavia tu di siffatte persone, talium sei il pastore. Quest'idea del vero della l'avvoltoio, ovvero è la possibilità di predatore che può diventare, come dire, una minaccia in seno alla Chiesa stessa, e riferimento ovviamente anche alle stirpi eretiche, che è vero, come nel caso della società albigese, quindi estirpare l'eresia catara, erano al centro, insomma, dell'azione energica già di Bernardo. Un altro elemento è la mistica della luce. Certo, è presente anche nella scuola vittorina, ma il tema del lumen gratiae, la luce della grazia divina, è molto ricorrente ed è in questo canto un elemento centrale. Al verso 29, Cunizza rievoca le crude imprese di suo fratello Ezzelino III dal Romano e paragona la sua impetuosa discesa a una fascella che fece la contrada un grande assalto. Sono i versi 29 e 30. Ebbene, Dante, procedendo attraverso il gusto della citazione implicita, ma capovolgendone però il significato, riprende il termine fella, che poi troveremo nel canto 23esimo, cioè nel cielo delle stelle fisse, proprio dove si assiste al trionfo di Maria e alla discesa su di lei dell'arcangelo Gabriele. Ai versi 94-96 del canto 23esimo c'è un'immagine dove ricorre il termine facella, che non ricorre forse solo in questi due casi, in tutta la commedia, e si legge: per entro il cielo scese una facella, formata in cerchio a guisa di corona, e cinse ai girossi intorno ad ella. Anche la figura di Rab, la sua presentazione nel Cenere di Venere, è una presentazione che se ha delle analogie. Sto parlando del verso 115 in particolare, or sappi che là entro si tranquilla Rab, in cui
la metafora, diciamo, questo verbo tranquilla, ci ricorda o anticipa per certi aspetti addirittura il trionfo di Maria nella Candida Rosa dei Beati, cioè nel canto 31, quello in cui Bernardo prende il posto di Beatrice al fianco di Dante. L'immagine è il verso 127 e 129, è così quella pacifica aurea fiamma nel mezzo s'avviva e d'ogni parte per igual modo allentava la fiamma. Ebbene, Rab, a tutti gli effetti, occupa, presenza muta, presentata da Folchetto, nel cielo di Venere, un posto d'onore, dato che gode, rispetto agli altri beati lì presenti, di luce più intensa e più pura, perché Dante, al verso 113, 114, anzi versi 113, 114, così si esprime, così scintilla, come raggio di sole in acqua mera, e si gusta appunto la sua pace eterna, si tranquilla, usa questa espressione. Io in un primo momento ho pensato che questo tranquillarsi potesse essere il calco quasi semantico della formula latina liturgica del requiescit, però poi mi sono ricreduto, poi magari di questo ne parliamo, perché in realtà proprio nel commento assai diffuso, anzi uno degli scritti bernardini più diffusi in quel periodo, è il commento al Cantico dei Cantici, e forse non casualmente il tema quindi è quello dell'amor sacro e dell'amor profano, o meglio dell'amor profano che viene sublimato in amor sacro, presenta a capitolo 23, 16, un'immagine che ricorda molto questa di Rab. Infatti parla di visio ista non terret. Questa visione, dice Bernardo, non deve spaventare, sed mulcet, ma rende dolce, inquietan curiositatem, non eccitat, non suscita un'inquieta curiosità, sed sedat, ma anzi la quieta, la placa. Nec fatigat sensut, non affatica i sensi, sed tranquillat, ma si tranquilla, appunto rende tranquilli, ic vere quiescitur, qui veramente si riposa, tranquillus Deus, tranquilla omnia, quindi addirittura il termine, verbo rendere tranquillo, tranquillare, il Dio della tranquillità, tranquilla omnia, come dire, fa scendere la tranquillità su chi a lui si affida. Anche Folco, a mio parere il nome stesso di Folco è associato a Dante alla radice di fulgor, cioè di folgore, e quindi c'è questa sorta di associazione, vero, tra l'etimologia del nome, pseudoetimologia probabilmente anche in questo caso. Bene, anche Folco, a proposito della mistica, vero, della luce, si presenta come luculento, questo è l'aggettivo assai raro anche in tutta il resto della commedia dantesca, e proprio nelle parole di presentazione, vero, di Cunizza, quando è Cunizza a presentare l'anima lì vicina a Dante. È un raro aggettivo e solo un'altra volta si trova ed è in riferimento a San Benedetto, visto, cioè più avanti nel 22° canto, verso 28 del Paradiso. Un'ultima, poi appunto magari poi vedo di concludere, mettere assieme un po' queste tessere, diciamo, di questo mosaico, è il tema anche della compunzio cordis, cioè il tema del cuore trafitto, che può essere sì preso in prestito dalla tradizione trovadorica, e qui Folchetto alle sue spalle ha appunto un passato vero di amante e di uomo sensibile, diciamo, all'amore dei sensi, anche se il suo destino, come ci ha spiegato prima Nacher, non è quello che lo accomuna, vero, a Paolo e Francesca. Se guardiamo per esempio anche la successione, ecco, di queste quattro, perché non dimentichiamo figure, il nono canto si conclude con le ultime parole che pronuncia Carlo Martello. Ebbene, sia Carlo Martello, ma soprattutto e ancora di più Cunizza, Folco e la muta Rab, presentata da Folco, possono essere intese come espressioni figurali, ciascuna con una storia personale alle spalle assai diversa, e in questo ci può essere un riverbero, ecco, di quello che è soprattutto la lettura cistercense che viene fatta sul Cantico dei Cantici. Il coronamento dell'amore attraverso il sacro vincolo del matrimonio
per esempio, trova nel tema delle nozze mistiche tra Cristo e la Chiesa un punto di riferimento obbligato. La tradizione cistercense essa è sensibile, così come è sensibile al tema del rapporto tra amore e disio, l'amore e il desiderio. È già presente, vero, negli scritti di Papa Gregorio Magno, ma poi di fatto la mistica cistercense lo riprende. Ebbene, le passioni terrene di Kunitza, ma anche di Carlo Martello, anche se poi la sua parla sostanzialmente, vero, sembra di politica, ma poi alla fine c'è l'affetto nei confronti, vero, anche delle persone della propria stirpe. L'amore di Kunitza, però, soprattutto quello di Folchetto e di Rab, macchiato oggettivamente dal peccato di lussuria, è un peccato di lussuria che è dettato dal desiderio degli oggetti visibili. Nel momento in cui, ecco, questo potente stimolo, di cui evidentemente erano naturalmente dotati, effettivamente Kunitza all'inizio è una femme fatale, nel momento in cui questo impulso innato in loro si rivolge all'invisibile ultraterreno, questo garantisce loro la salvezza. E questo è un tema anch'esso molto presente nella mistica cistercense, cioè l'idea che l'uomo nasce con un impulso verso l'amore, talvolta è un impulso verso, diciamo, l'amore sensibile, laddove però riesce, come dire, dimostrando ferrea volontà di indirizzarlo verso l'alto, questo consente appunto di spiccare il volo, e in questo caso verso appunto la beatitudine paradisiaca. Qui sorvolo su alcune mie riflessioni sul culto mariano per arrivare così a una proposta che è anche una proposta, come dire, di buoni propositi. Non so se ci sarà il tempo, se altri studiosi avranno modo di portare avanti le ricerche in questa direzione. Il mio è più di un semplice sospetto, cioè di una gratuita congettura, per così dire, ipotestuale. Specie in questi ultimi anni, dedicandomi a studio del patrimonio librario tramite le fonti inventariali di biblioteche anche dell'età di Dante, soprattutto di Aria Toscana, si può veramente tentare, anche in assenza di pezze inventariali e documentarie, di ricostruire un po' la biblioteca di Dante. È un'operazione che è stata tentata da Luciano Gargan, il compianto Luciano Gargan, in Dante, la sua biblioteca e lo studio di Bologna, nel 2014, l'ultima sua opera monografica prima della scomparsa, suscitando non pochi dissensi nel mondo dei dantisti. Però è un percorso, anche se anch'io, diciamo, non sono totalmente d'accordo nelle conclusioni a cui arrivava Gargan, di fatto però è una chiave possibile che possiamo percorrere. Nel convivio Dante, vero, 2.12.5.7, dice di essersi formato presso le scuole degli religiosi e alle disputazioni degli filosofanti. E tutto questo viene confermato anche da Boccaccio nel Trattatello di Dante e nell'Aude di Dante. Ebbene, se noi andiamo a frugare tra le fonti inventariali, che anche se più tardi comunque rispecchiano il posseduto librario della Firenze, dei Dante, degli anni vero precedenti all'esilio, noi vediamo che sia Santa Croce, quindi i francescani di Santa Croce, sia Santa Maria Novella, i domenicani, e soprattutto gli agostiniani di Santo Spirito, e sugli agostiniani ci sono tanti studi, ma soprattutto legati all'ascito del Boccaccio, vero, e lascia i suoi libri qui a Santo Spirito, noi troviamo una quantità di opere bernardiane e bernardine importanti. E fra l'altro troviamo proprio quelle opere che, ora in maniera un po' cursoria, ho qui a voi presentato. Per esempio a Santa Croce Dante poteva vedere, non sappiamo, ma poteva tranquillamente accedere al Plantus Mariae che era attribuito a Bernardo. Però oggi noi, vero, siamo sensibili al tema delle attribuzioni e gli scritti pseudo-bernardini sono veramente tanti, veramente tantissimi. Per un lettore del tempo, però, il pianto di Maria era opera autentica di Bernardo. Quindi questo è un manoscritto dell'età di Dante che si trovava negli anni in cui Dante probabilmente proprio realizzato nella seconda metà del 200. Troviamo alcune opere di Guglielmo di Saint-Thierry, che senz'altro è l'altra figura insieme a Bernardo di Chiaravalle che è un punto di riferimento. I commenti al Cantico dei Cantici, centrati proprio sul tema dell'amor sacro sublimato, dell'amor sacro sublime, quello che
consente di dare una lettura in chiave allegorica e anagogica, vero, al tema delle nozze mistiche, ma è soprattutto Santo Spirito. Ecco che ben 11 sono le voci librarie di un inventario che è del 300 e rimandano a 24 opere di Bernardo di Chiaravalle, tra le più note e importanti: il Commento al Cantico, De Grazia et Libero Arbitrio, il De Considerazione. Ora, io non credo nell'autenticità della lettera tredicesima, ma questo poco importa, perché chiunque abbia scritto quella lettera è persona ben informata e in grado di proporre anche una lettura allegorica del canto di Dante, estremamente vicina a quella che era la sensibilità di Dante. Però che si accetti o non si accetti, comunque il De Considerazioni come autentica, dico l'epistola tredicesima, era a Firenze. E poi abbiamo il De Gradibus Humilitatis et Superbie a Santo Spirito, cioè proprio quel percorso ascetico che porta gradino dopo gradino, passo dopo passo, De Gradibus, a liberarsi dal peccato e a sottomettersi, come dire, alla volontà di Dio fino ad arrivare alla sua visione. E infine anche la pugnace esortazione de Laudibus Nove Milizie, che sta alla base di quello che definirei è il tema eroico che è presente comunque in questo canto, cioè quello legato principalmente non tanto a Folco, vero trovatore che canta l'amore, anzi qui Folco quello che ci appare a un Folco, direi, che anticipa un po' la figura di San Domenico, colui che affonda, vero, la spada nelle stirpi eretiche. Ecco, a Dante interessa esaltare questa dimensione. Quindi, come vediamo, senza dover scomodare, vero, la mistica o perdendoci dietro a considerazioni di alta teologia, di cui personalmente non sono competente, guardando proprio anche al patrimonio documentario a cui poteva avere accesso Dante nelle biblioteche che sicuramente ha frequentato, noi effettivamente la presenza cistercense, pseudo Bernardo, ma non importa, o comunque di autori riconducibili appunto a questa tradizione fecondissima, è ben attestata. Ecco. E quindi cedo la parola al professor Baccher. Grazie. E quindi è tempo di iniziare il nostro dialogo di oggi. Ho trovato molto interessante, ecco, il tuo intervento, Giovanni, ecco, l'idea dell'ipotesto, no? Insomma, che penso sia una cosa anche evidente, no? In qualche modo. E mi sono chiesto, no? Ascoltandoti, se proprio, ecco, questa chiave di lettura ci può anche aiutare poi, diciamo così, per capire quelle contraddizioni di cui ho parlato io, no, inizialmente, perché una prima lettura, diciamo così, anche superficiale, se uno vuole, insomma, il personaggio di Folchetto in qualche modo non torna, no? Insomma, un po' come anche quella di Conizia, ma forse ancora di più, perché Conizia, bene o male, come dire, no? Insomma, si converte, diventa monaca, poi da quello che sappiamo ha fatto opere di carità, e quindi, come dire, si potrebbe anche spiegare la sua collocazione nel nono canto del Paradiso. Quello di Folchetto, proprio per i suoi trascorsi, no? Insomma, diciamo anche da... anche se magari non ha come dire, partecipato direttamente, ma indirettamente, ecco, proprio alla crociata contro gli albigesi, ecco, come ci fa più fatica, ecco, a capire, anche a accettare, no? Insomma, questo lato, diciamo, della sua vita, ecco. Che però magari leggendolo, ecco, insomma, questa è la mia domanda a te, o lo spunto di riflessione, ma leggendo magari, ecco, tutto l'episodio, no? Insomma, soprattutto quello di Folchetto in una chiave, insomma, diciamo così, Bernardina, ecco, insomma, o Bernardiana, insomma, se vuoi, aiuta anche a noi oggi di come dire, non voglio dire di annullare queste contraddizioni, ma di capirle meglio e quindi in qualche modo portarle anche a un livello superiore. E quindi, come dire, queste contraddizioni poi alla fine, almeno per Dante e per i suoi contemporanei, magari non c'erano, ecco, insomma, almeno io mi chiedo proprio questo. E quindi, come dire, per Dante era una cosa, non voglio dire logica, no? Insomma, evidente, ma però, ecco, come dire, non c'era nessuno scandalo, che invece magari a noi invece oggi
farebbe, ecco, o farà, no? Ovviamente sempre non sappiamo bene, no? Piccone esclude, no? Insomma, nel suo saggio che Dante veramente sapesse, insomma, almeno la portata, no? Insomma, del coinvolgimento di Folchetto. Però, insomma, anche se l'avesse saputo, ecco, insomma, io mi chiedo se non, se per Dante comunque questo non era un, come dire, non era un ostacolo, ecco, no? Magari leggendolo proprio in una ottica, ecco, insomma, della mistica cistercense, ecco. Sì, sono d'accordo con l'analisi che, insomma, che proponevi. In effetti è vero, da una prima lettura si fa fatica, vero, a giustificare la presenza prima di Cunizza e poi, appunto, come dicevi tu, di Folco. Io credo che in parte, diciamo, questa apparente contraddizione sia smussata, appunto, se proviamo a interpretarla, a decodificarla attraverso, appunto, una tradizione che tipicamente cistercense è quella della Militia Christi. E poi tu ponevi un problema che effettivamente si è posto chi prima di noi, vero, si è occupato soprattutto di Folco Trovatore, l'ultimo in ordine di tempo dopo una rassegna lunga di studiosi da Nicola Zingarelli, vero, che celebre soprattutto come linguista, e che nel 1899 aveva pubblicato un saggio imponente sulla spiritualità di Folco da Marsiglia nella Commedia di Dante, per ultimo Paolo Squillacioti, che oggi cerca presso l'Accademia della Crusca, nel 99 e poi nel 2003 ha pubblicato tutte le poesie di Folco. In effetti, come forse ci eravamo già detti prima di questo nostro incontro, io sono rimasto in un certo senso anche, ho trovato conferma, insomma, di quanto si stavano dicendo. Cioè, lo stesso ha dedicato quindi la sua ricerca prevalentemente alla poesia, quindi da filologo romanzo, però conclude quell'introduzione. Quella sua edizione, l'editto minor rispetto alla sua tesi di dottorato del 99, pubblicata da Carocci, con delle domande. Cioè, dopo aver, vero, contestualizzato Folco come autore provenzale, riportando le fonti a noi note, è difficile dire quanto, hai ragione tu, Dante conoscesse, fa delle domande. Sono delle domande che sono quelle che anche noi, come lettori, vero, o gli esegeti che hanno dedicato proprio una vita intera magari allo studio del Paradiso di Dante si sono posti. Anch'io ho la percezione che se utilizziamo come chiave d'accesso il tema della sacra milizia, che è quello tipico della spiritualità cistercense, non c'è quella apparente contraddizione che potremmo notare. E devo dire, guardando le fonti del tempo, e guardando anche i manoscritti, vedo che Folco, quando i miniatori lo rappresentano effettivamente già sublimato, cioè mai nelle vesti di trovatore, ma sempre con tiara e pastorale, cioè quindi nelle vesti del vescovo. Anche qua, se guardiamo poi un po' più attentamente la vita provenzale, vero, che racconta la storia di Folco, passando quasi sotto silenzio, però la sua azione anti-catara. Notiamo che si sottolinea, direi, più la continuità, cioè, e comunque questa sua scelta, vero, questa decisione poi di rivolgere il suo amore nel farsi soldato di Dio, è molto presente. Io qui sotto gli occhi, il De Triumphis Ecclesiae di Giovanni di Garlandia. C'è anche un passo di Vincenzo di Bourg, indubbiamente lo speculum morale è opera ben nota a Dante. Però il passo che mi ha colpito di più, non sto a leggere il latino, anche perché poi è un latino molto semplice, insomma, non dà grossi problemi. In questo poemetto di Giovanni di Garlandia, il De Triumphis Ecclesiae, cioè i trionfi della Chiesa, si legge questo. L'edizione, figuriamoci, è un'edizione del 1856 di un certo Wright, pubblicata a Londra quindi da oltre 150 anni, ma è l'unica sostanzialmente che abbiamo del Triumphis di Giovanni di Garlandia.
dice di Folco: il dotto Folco estirpa i malvagi, così come il fuoco e la spada. Ritorna al tema, vero, della facella, che è il fuoco, che può essere distruzione, ma è anche segno della luce di Dio. Folco, dice, vescovo nella santa città, falcat, eos falcat, cioè, come si trattasse, vero, di male semente, di un cattivo seme, porta via tutto ciò che è male. Costui, dice, era stato per molto tempo giullare, quindi Giovanni di Garlandia lo ricorda nelle vesti, diciamo, di giullare, in maniera anche un po' forse sprezzante, usa il termine latino ioculator, quasi giullare, quindi non lo ricorda neppure come trovatore, ma di questo suo trascorso non gli interessa, un po' come a Dante, vola sopra. Fu poi cittadino di Marsiglia, dice, noto come buon marito per la prole e per la casa. Di questo l'amore, vedete, cioè anche quello domestico viene subito esaltato anche da Giovanni di Garlandia. Poi, dice, entrato nel cenobio di Toronè, gareggiò con l'abito bianco, quindi si fece cistercense affinché la sua anima potesse essere ancora più linda. Dopo che divenne monaco, fu abate, poi vescovo di Tolosa, e soffrì per il suo gregge, l'immagine è ancora bella, vero, pastorale, il gregge quindi dei suoi figli, molti mali, elenca proprio le cose che ha dovuto soffrire, quindi viene costruita intorno a lui quasi una geografia, parla di multa mala, probra, quindi offese, minas, minacce, iter, molti viaggi, infatti sappiamo, si parla anche di un suo viaggio a Roma, exilium, l'esilio, che a me non risulta. Il tema dell'esilio, però, su Dante avrebbe esercitato ulteriori prese. Suspiria luctus, quindi sospiri, lutti, raptus, rapine, contemptus, disprezzo, insidias, graves. Quindi addirittura abbiamo una fonte molto benevola nei confronti, vero, di Folco. Non sappiamo, vero, se Dante possa aver attinto. Certo, Vincenzo di Beauvais, che forse ha ben presente i De Triunfis Ecclesiae, nel breve profilo che tratteggia, prende comunque questa immagine. Quindi c'è anche una tradizione, al di là di quella, come la proposta che facevo io, di una lettura anche dell'amor mistico cistercense, che è parte di un patrimonio abbastanza consolidato, che passa attraverso, vero, anche Vincenzo di Beauvais, che senz'altro è il grande enciclopedismo medievale che fa testo per Dante. Poi abbiamo anche le fonti estremamente ostili, che sono, ed è una cronaca in cui viene descritto come uomo assetato di sangue, quindi è una fonte filocalda, anche se effettivamente non appare mai come il santo guerriero. C'è un episodio che è quello del canto con cui lui avrebbe accompagnato l'espugnazione di una fortezza nella zona appunto del sud della Francia, e quindi lui avrebbe benedetto le armi sostanzialmente. Poi, insieme ad altri ecclesiastici, riparando in un fossato, evidentemente pensò bene di mettersi al riparo, ovvero da colpi nemici, lì iniziarono a intonare un canto. E le fonti, diciamo, più benevole sottolineano che in molti casi lui cercò, anche prima che arrivasse, vero, Simon di Montfort, di convertire, ecco, la parola di Dio, di chiedere appunto agli albigesi di fare atto di penitenza, di pentirsi. In tal caso, come dire, Simon di Montfort non avrebbe poi fatto quei massacri di cui poi dietro, diciamo, il pretesto, vero, dell'eresia si nascondevano ben altri motivi. Quindi effettivamente anche, come si diceva, la tradizione intorno a Folco è una tradizione fatta di luci e di ombre. Quindi abbiamo una tradizione a lui favorevole, un'altra direi invece più ostile, quella però che a mio parere è più vicina, che Dante può aver percepito, sarà, è quella legata a Vincenzo di Beauvais, ravvivata poi, diciamo, da questa luce tutta cistercense, che giustifica, come dicevi tu, ecco, e forse appiana quelle che sembrerebbero a noi delle appunto aforie, che forse non ci sono. Ecco, per Dante è normale collocarlo lì nel cielo di Venere, Infatti quindi lo secondo penso me, anch'io, sì. ecco. Penso che anche questo sia poi alla fine il motivo che, insomma, noi magari oggi, come dire, ci sorprende, tanti, come dicevi anche tu, insomma, anche gli ultimi studi, no, pongono questa domanda, però probabilmente per i contemporanei di Dante e per lui stesso forse
questa contraddizione non c'era, e anche perché gli interessava probabilmente insomma, no, questo aspetto pastorale a cui ha accennato, cioè più la veste del vescovo, non del, come dire, del crociato, no? Perché infatti se no non si spiegherebbe anche la collocazione nel cielo di Venere, perché se no l'avrebbe messo magari nel cielo di Marte, dove c'è il suo fisarvolo cacciavide. Ecco, però volevo, ecco, insomma, anche parlare un attimo, ecco, di, magari brevemente, del personaggio di Kunitz e anche di Raab, no? Perché anche lì, secondo me, te ne avevi, cioè, come dire, l'hai già accennato, in fin dei conti, ecco, però questa idea della nuova Maddalena, no? Di cui parla anche poi Piccone nel suo saggio, penso sia una cosa, un aspetto molto importante, no? Anche all'interno di questo canto, che Mutatis Mutandis poi riguarda anche lo stesso Folchetto, perché ricordiamo Folco, no? Che è il pendant maschile, diciamo, ecco, insomma, di Conizza, è proprio Conizza che presenta poi Folco, no? Come una luce, no? Come dicevi te, particolarmente abbagliante, no? Dice che lui, no? Insomma, fra le anime lì, forse quella che lui, come dire, splende di più, ecco, insomma, è proprio lei che in qualche modo fa da, come dire, apripista, si potrebbe dire, no? Che poi, come dire, lo presenta come il culmine, no? Insomma, insieme a Rab, ovviamente, no? Insomma, di questo cielo, no? Del cielo di Venere. Quindi come esempio forse più compiuto, no? Insomma, di questa energia, chiamiamolo così, che è l'amore, che poi ricordiamocelo, Dante dice proprio alla fine, no? Della Divina Commedia, nel 33° canto, che è proprio l'amore che muove, no? Le stelle, ecco, insomma, e l'universo in generale, no? Quindi è ovvio che questo canto è incentrato sull'amore. Una posizione centrale, importante all'interno del paradiso, ma anche della Divina Commedia in generale. Sì, infatti. E fra l'altro anche questa figura, insomma, che appartiene, vero, alla tradizione veterotestamentaria, come tu ricordavi, no, è collegata alla presa di Gerico, quindi al tema anche questo della conquista, dell'espugnazione della città. Quindi in un certo senso la scelta di Rab, come al solito, in Dante niente è casuale, ovviamente, è significativa. Ecco, fra l'altro anche, mi sembra il testo parla dell'Antico Testamento, che si udì lo squillo delle trombe quando le porte di Gerico si spalancarono a Giosuè. E anche questo è un elemento, quello, diciamo, dell'armonia celeste, vero? Segna profondamente le sfere, vero? Le alte sfere paradisiache. Quindi anche questa scelta sicuramente crea una specie di cortocircuito, insomma, fra l'espugnazione, vero? Delle roccaforte albigesi, e dall'altra parte, appunto, abbiamo una sorta di prequel, si direbbe oggi, nella vicenda veterotestamentaria, che già è segno, vero, della potenza di Dio, e attraverso anche, in questo caso, Rab, si dice fosse appunto una prostituta, raggiunge addirittura direttamente il paradiso. Ecco, ti volevo chiedere, proprio su Kunitz, ecco, mi sembra sia una figura, che piace molto, anche quando viene presentata, avendo noi esperienza, Certo. diciamo, di insegnamento proprio Anche nei a scuola licei, piace nella scuola molto. superiore. In effetti questo è anche uno dei canti, ahimè, vero? La fortuna di Dante è curiosa, perché questo generalmente viene a volte un po' tralasciato, come se fosse invece denso di implicazioni, di riflessioni. E poi soprattutto abbiamo anche delle... Rabbè è una figura muta, ma Kunitz parla, è come se parla. Quindi, ecco, volevo sapere, tu hai curato anche, insieme al Compianto Romanelli, una preziosa antologia, vero? Ho visto questa scheda dedicata proprio, insomma, una riflessione su Kunitz, sulla figura di Folco. Ecco, se volevi su questo, insomma, aggiungere qualche riflessione a margine di quello che comunque hai già detto, ecco, mi sarebbe interessante. No, certo, devo dire che è stato proprio il amico, insomma, Romanelli, che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato, ecco,
che mi ha in qualche modo indicato questo canto. Io avevo a scuola, come tutti, penso, no? Se si fa cioè se si legge il Paradiso, normalmente si scelgono altri canti, no? Quello ovviamente di San Tommaso, no? Insomma, di Giustiniano, ovviamente, anche ovviamente quella di, insomma, no? Poi di Bonaventura che parla insomma, di San Tommaso invece, insomma, che parla di Francesco, poi ecco ovviamente l'ultimo canto, ovviamente, no? Quindi insomma, no? La preghiera di Mariologica di Bernardo, quindi normalmente questo canto rimane fuori, diciamo, ecco, no? Dal canone, chiamiamolo così. Invece è un canto, secondo me, come dicevi te, come penso si sia capito, molto denso per i significati, ecco, per i vari significati, ecco, ma è anche curioso, no? Proprio perché ci sono questi personaggi che uno non si aspetterebbe, ecco, no? Sia Conizza che insomma, Folco, ecco. E ho letto, ecco, insomma, preparando questo, insomma, questo intervento, che Foscolo, nel suo commento, diciamo, alla Divina Commedia, insomma, diceva questa boutade che, almeno per quanto riguarda Conizza, lui l'ha messa nel cielo perché, insomma, aveva bisogno di una figura, no? Insomma, e non aveva trovato di meglio, ecco, insomma, no? Ora non credo che sia così, ecco, però in qualche modo esprime proprio la nostra perplessità, no? Che dice, ma come, no? Un personaggio come lei, che oggi, come scrive Romanelli nella scheda, farebbe veramente la gioia di ogni rotocalco, no? Insomma, le riviste gossip, così via, tre mariti, insomma, relazioni amorose varie, no? Che con Sordello, che forse è stato proprio il suo grande amore della sua vita, ecco. E quindi, ecco, un personaggio come lei, come mai si trova, ecco, proprio nel paradiso, ecco, insomma, no? E quindi nel cielo di Venere, e Paolo Francesca dice no, ecco. E devo dire che ho trovato, ecco, anche Romanelli, ma anche Piccone, ecco, nel suo saggio, fanno anche un riferimento, non solo così, diciamo così, di cronaca, no? Come si potrebbe fare noi, pensando anche che sì, Paolo Francesco non hanno avuto il tempo per pentirsi, invece Conizza sì, ecco, però è troppo superficiale come lettura, ecco, insomma. E invece loro propongono una lettura addirittura letteraria, che insomma, mi convince molto, cioè il riferimento letterario diverso che loro hanno, no? Cioè Paolo Francesco che in qualche modo, leggendo ovviamente, no, i romanzi arturiani, e quindi rimangono, come dire, in qualche modo, no? Insomma, legati a quell'idea, no? Insomma, dell'amore terreno, no? Insomma, anche fisico, ecco, ovviamente, e quindi a quel tipo di diciamo così, modello letterario. Invece, questo giustificherebbe anche la presenza proprio di Folco in questo canto. Quello di Conizza, invece, il modello di riferimento è quello dell'amor cortese, proprio della grande tradizione trovadorica, no? E quindi è un'altra cosa che poi, infatti, come dire, no? Come abbiamo detto, sia tu che io, che poi questo amore che viene in qualche modo, no? Poi, come dire, no? Il terreno che poi si è trasformato in quello, ovviamente, nell'amore sacro, no? E quindi è un'altra concezione di amore che probabilmente salva loro due, ecco, e che non salva invece Paolo e Francesca, che si sono fermati, diciamo, insomma, no? All'amore, diciamo, terreno. Quindi i personaggi di Conizza, come anche quello di Folco, secondo me, sono veramente importanti, perché da una parte, come dire, insomma, suscitano l'interesse ovviamente anche dei nostri studenti, perché non se l'aspettano nel paradiso personaggi di questo tipo, no? E quindi, come dire, sono veramente interessati, no? Anche da questo punto di vista. Però poi anche perché fa capire che è lì, secondo me, quando ha detto che Folco diventa una specie di figura ideale in cui lui si rispecchia, ma insomma, in fin dei conti lo dice già Piccone nel suo saggio, è proprio perché questo amore viene trasformato lì ovviamente ci serve, insomma, no, anche quello che ci hai detto tu su San Bernardo, ecco, insomma, no, che questo amore poi si trasforma, no, diventa un amore pieno, ecco, un amore quello ovviamente sacro, quello rivolto a Dio, che è il vero oggetto ovviamente, no, insomma, dell'amore, non l'amore terreno ovviamente, no, a cui in qualche modo si sono fermati invece, insomma, Paolo e Francesca, ecco. E quindi, insomma, secondo me, anche mettendo insieme queste, insomma, anche, diciamo,
questi due canti, che in qualche modo, insomma, soprattutto quello di Paolo Francesca è molto più famoso, ecco, rispetto a quello di Conizio, ma in qualche modo forse è proprio la risposta anche a una domanda che uno si pone leggendo il quinto canto dell'Inferno, cioè come mai Paolo e Francesca finiscono nell'Inferno, ecco, no? Che è una domanda che ovviamente, no? Perché tutti rimaniamo come dire, colpiti, commossi, e lo stesso Dante, no? La figura di Dante, Dante personaggio, sviene addirittura, no? Alla fine, no? Del quinto canto, no? Ovviamente per l'emozione, per la pietà, no? Insomma, ecco. E quindi magari il canto nono del Paradiso di Conizio Folchetto danno la risposta come mai, cioè danno il motivo come mai loro invece finiscono, cioè Paolo e Francesca finiscono nell'inferno e non arrivano in Paradiso come invece Folchetto, cioè e insomma e Conizia, ecco. Quindi insomma per questo secondo me è un canto anche molto interessante per la lettura insomma scolastica, ecco, penso. Sì, sono d'accordo e credo appunto la parola chiave sia proprio questa, amore. D'altronde siamo nel cielo di Venere, non può essere diversamente. D'altronde pensavo anche, a livello, io ho evocato un concetto, cioè un concetto della, diciamo, della critica dantesca di cui, ahimè, talvolta bisogna essere molto cauti, cioè quello di ipotesto, perché rischiamo, vero, lo sa bene chi dedica avere una vita di studi a Dante, e quanto sia pericoloso a volte avventurarsi, vero, per questo sentiero, perché talvolta carichiamo l'ipotesto di tanti e tali di quei rimandi, e per cui rischiamo di far dire a Dante anche quello che non ha mai detto e non ha mai letto. E infatti la mia preoccupazione un po' era questa, cioè di voler dare, cioè di seguire comunque un'interpretazione che ha avuto dei meriti studiosi e che ha suscitato talvolta anche perplessità, altre volte invece approvazione. Ecco perché credo sia importante, laddove abbiamo anche delle fonti documentarie qui, come possono essere i libri sostanzialmente, quindi ricostruire anche a posteriori, certo, ahimè, è vero, non solo non abbiamo l'autografo Dante, ma non abbiamo nemmeno la fortuna di avere, vero, con certezza, la certezza che un libro, vero, Sì, certo. è stato sfogliato da lui. Certamente, però, questo patrimonio orario, insomma, che era presente ora nelle fondazioni, le più importanti mendicanti qua a Firenze, può essere un aggancio. Però proprio per evitare un po', ecco, questo è un po' una specie di effetto collaterale che può accadere, vero, quando proponiamo una lettura utilizzando il concetto di ipotesto, che sia Dante o che sia anche qualsiasi altro autore, soprattutto laddove, vero, siamo lontani dall'autore nel tempo e non abbiamo, vero, come per Petrarca o Boccaccio, dove possediamo anche autografi, sappiamo benissimo quali sono i loro libri postillati, libri mei peculiari, se di Petrarca, sono stati oggetto tra l'altro anche di tanti studi, e deve essere usato appunto con molta discrezionalità. E c'è anche un altro elemento che volevo legare all'ipotesi, mi ha dato sullo spunto proprio nelle considerazioni che ora facevi, cioè il tema dell'amore. In effetti, il trovatore, Folco, come tutta la tradizione trovatorica, fa del tema soprattutto dell'amor de long, cioè l'amore da lontano, che aumenta il disio dell'oggetto desiderato, uno dei momenti fondamentali. Quindi anche nel Folco, non tanto l'autore delle due chanson di Crociata, perché non dimentichiamo che c'è anche un Folco poeta che già, come ha studiato bene Squillacioti, vero, esalta questa dimensione eroica. In questo caso le crociate sono quelle contro i cosiddetti infedeli, cioè per riscattare il Santo Sepolcro, e da una parte era la minaccia rappresentata, vero, dagli arabi in Spagna, sono queste due chanson. Però il tema, ecco, anche in Folco, trovatore che canta l'amore, è prevalentemente legata al tema dell'amour de langue, cioè di questo amore che è un amore sì, dei sensi, quindi legato a un oggetto fisico, a una donna, e le donne di Folco sono tante, però noi lo definiremmo comunque un amor platonico da questo punto di vista, destinato a non realizzarsi mai. E qui bisognerebbe capire, perché effettivamente anche nel pensiero dei mistici c'è, cioè, vero, il disio inteso come un disio, una sete, come dice Dante, che riescono a soddisfare le anime, vero, del paradiso, a differenza invece delle anime del purgatorio, che è il disio
di contemplare l'amore sommo, cioè Dio, che invece resta inappagato appunto per quanto riguarda le anime infernali per l'eternità. Anche questo macrotema, e poi un macrotema che attraversa tutte le tre cantiche, può diventare un elemento di riflessione, questa volta ricondotto a che cosa? Cioè ricondotto a quella matrice anche della tradizione provenzale, che certamente poi entra, vero, nello stilnovismo e da qui arriva Dante. E anche qua il problema, mi pare di capire, insomma, dalla letteratura critica, quindi mi piaceva avere una tua opinione a questo riguardo, e capire un po', permettetemi, insomma, la metafora poco aulica, se nasce prima l'uovo o la gallina, cioè intendo dire che alcuni ritengono il tema dell'amore da lontano sia un retaggio tipicamente provenzale, altri invece sostengono che sono appunto gli autori provenzali, sensibili, vero, alla teologia, anche al pensiero dei mistici, se non quello di Bernardo, anche quello dei Vittorini, che lo riprendono. Quindi effettivamente qui avremmo a che fare con la convergenza, diciamo così, di due potenziali matrici: da una parte l'amour de langue della tradizione trovatorica, e dall'altra l'amore sublime, sublimante, sublimato, non solo cistercense, ma un po' di tutta la mistica medievale, che si incontrano. Vedo che negli ultimi anni, ho seguito anche alcune tesi di dottorato sul tema della preistoria monastica, della cortesia e dell'amore. Ci sono alcuni studi che sono stati fatti proprio qui all'Università di Firenze. C'è sempre ma una maggiore attenzione, cioè anche a decodificare, diciamo così, quello che prima era considerato, come dire, l'amor profano cantato dai trovatori, con un'attenzione maggiore anche a quell'humus culturale che è segnato profondamente dall'ansia mistica, dall'idea di annullarsi totalmente nell'amato attraverso quella che è una sorta di contemplazione statica. E addirittura Mazzoni, ho trovato questa nota, Francesco Mazzoni, quindi, in un contributo del 97 pubblicato negli atti del primo convegno internazionale da Baranski, vedeva in tanto gentile e tanto onesta pare, insomma, quindi parliamo di una delle tante epifanie di Beatrice, però è quella, vero, più cara anche alla tradizione, se vogliamo, manualistica, e anche alla Vulgata più diffusa, addirittura in quella, in un'immagine della donna che si sente lodare, ma va di umiltà vestuta. Ecco, lui vede in quello un esempio, sì, della tradizione anche trovadorica, ma in cui c'è un perfetto connubio anche sul tema della lode che riceve l'uomo, ma che non deve esaltarlo, se no altrimenti peccherebbe di superbia. E anche questo è un tema ricorrente, lui dice proprio di Bernardo, e cita anche un passo che a suo parere potrebbe trattarsi di una lettura appunto potenziale che avrebbe ispirato addirittura il sonetto per antonomasia della Vita Nova. Non so, ecco, cosa pensavi tu a proposito, un po' a margine dell'ipotesi, di questa compresenza delle due componenti, appunto, dalla parte della trovadorica, e quindi le due anime di Forco, e alla fine si convergono poi alla fine in un unico personaggio che, come si diceva prima, forse è meno spigoloso di quanto ci può sembrare ad una lettura più superficiale. No, sono d'accordo, secondo me, magari già come trovatore, ma sicuramente poi da vescovo sono convinto che il Cantico dei Cantici, come per tutto il Medioevo, era un testo fondamentale. Poi magari la lettura era quella allegorica, non era quella, insomma, come dire, no? Diciamo letterale, no? Quindi che magari uno, insomma, no? Leggendolo così in maniera anche ingenuamente, a cui potrebbe pensare, no? Mi ricordo che mi sembra 1 o 2 anni fa Benigni, no? Insomma, ha fatto anche la lettura, poi mi sembra a Sanremo, ecco, proprio del Canto dei Cantici, presentandolo proprio come un testo molto sensuale, molto, come dire, insomma, anche erotico, diciamo così, no? Insomma, anche perché anche questo ne parla anche Romanelli in un'altra scheda proprio sulla presenza del Cantico dei Cantici nella Divina Commedia. Quindi anche se Dante sicuramente l'ha interpretato in maniera probabilmente allegorica, come faceva, penso, tutta la tradizione medievale, sicuramente è un testo fondamentale, ecco, che poi credo che, insomma, è giusto, ecco, vedere
un connubio, che diciamo così, no, della tradizione trobadorica e quella di, diciamo, quella, insomma, no, biblica in folk, ecco, penso che ci siano tutte e due le anime, no, insomma, che in fin dei conti troviamo anche nel personaggio, ecco, quindi penso che sia più che giustificato, ecco, anche il riferimento ovviamente al Vecchio Testamento, che sono convinto che anche i trovatori, almeno quelli più, diciamo, no, insomma, quelli più famosi sicuramente conoscevano a memoria, ecco, insomma, se non a memoria, sicuramente insomma, a grandi linee, ecco, la Bibbia, no? E quindi anche l'Antico Testamento e sicuramente il Cantico dei Cantici, che è un testo fondamentale, ecco, no? Insomma, anche proprio per il Stil Novo e quindi anche per lo stesso Dante, quindi sicuramente. Insomma, è presente anche il folco, e se non lo era, che chiaramente non lo possiamo sapere, sicuramente lo era per Dante, e in quella figura che lui, cioè in quel ritratto che lui dà di folco, perché quello che dicevo anche nel mio intervento, cioè sicuramente non è solo il folco, il personaggio storico, no? Insomma, che lui ci rappresenta, anche perché proprio quella parte lì della crociata contro gli Albigesi non appare proprio, ecco, insomma, non ne parla, ecco, no? Invece, ecco, forse è proprio quel folco che in qualche modo a lui interessa, no? Insomma, quindi quel folco anche mistico, insomma, quindi anche di una concezione dell'amore che risale invece al Cantico dei Cantici, e non, insomma, no, altre fonti, ecco, quindi insomma penso di sì, ecco, insomma. Sì. Diciamo, è un punto di convergenza interessante, indubbiamente, ecco, da questo punto di vista, un po' l'unità degli opposti, possiamo Sì, vedere in infatti, questo ecco. canto, usando insomma, una definizione un po' obsoleta, ma insomma, io tenderei a proporre una lettura in questa chiave, l'unità degli opposti, e quindi si costruisce un'armonia che è appunto l'armonia paradisiaca, che Certo. anticipa, vero, poi l'apoteosi finale, che è quella di l'arrivo di Bernardo e quindi la contemplazione della fonte dell'amore di Dio stesso. Io volevo cogliere l'occasione, visto che il tempo sta passando, perché Hans è uno dei maggiori esperti di geografia dantesca, è vero, al suo attivo ha due importanti monografie. E quindi quando io ho letto questa ampia perifrasi sotto il segno dell'amplificatio, ovvero in cui Dante fa sfoggio anche di artifici retorici nella presentazione sia di Folco, ma anche nella presentazione, vero, che Cunizza fa delle città delle Marche Trevigiane. Subito il mio pensiero è andato ai messaggi di Jonacker dedicati proprio alla geografia dantesca. Ecco, la sensazione che ho avuto è stata quella di ritrovarmi a una descrizione a così ampio raggio di tutto il bacino del Mediterraneo, poi quasi a volo d'uccello, cioè che mi ha subito richiamato alla mia mente, forse quella più famosa, certo più famosa, perché anche quello è uno dei canti che la vulgata accademica e scolastica ha reso tra i più letti e commentati, che è il canto di Giustiniano, il volo dell'Aquila. Ecco, io ho mi sono limitato a notare la presenza del fiume Ebro, e subito mi fa scattare in mente il percorso della Francigena, vero? E quindi anche l'idea dell'anima del pellegrino, quindi del viandante, e il tema della peregrinazio, vero? È l'elemento focale poi di tutto il trasumanar dantesco, dall'inferno al paradiso, fino appunto al trasumanar paradisiaco. Ecco, volevo sapere da te, come studioso di geografia dantesca, non solo, ma insomma, che impressione avevi avuto? Ecco, quali sono secondo te gli elementi anche proprio noi diremmo di geolocalizzazione, con il linguaggio vero da Google Maps, ma insomma, Certo. Dante non ridirebbe dinanzi a questa parola, però effettivamente ci dà una visione veramente enorme di questo Mediterraneo che spazia da Marsiglia fino alle coste dell'Africa. Ecco. No, no, infatti è vero, cioè, che magari a prima vista uno non se ne accorge, ma il nono canto è forse uno dei canti più densi, ecco, di luoghi geografici che vengono citati. Me lo sono poi annotati, ovviamente Marsiglia, che poi non viene nemmeno nominato, ma con questa, veramente, come dice, chiamavate giustamente, un'amplificazione, con queste perifrasi, no, veramente maestose, di, mi sembra, 15 versi addirittura. Quella di Cunizza è più breve, ecco, insomma, o anche altre, se pensate proprio anche a Francesca, no? Insomma,
insomma, che anche lei usa, diciamo, questo espediente narrativo, però è veramente a volo di uccello, possiamo dire. Oggi si trova da un satellite, no, che guarda il Mediterraneo, no? E quindi, insomma, c'è Marsilio, ovviamente, poi alla fine parla di Roma, di Firenze, ma parla ovviamente anche di Bugea, no? Insomma, in Algeria, ecco, quindi dall'altra parte ovviamente del Mediterraneo, quindi in insomma, no? In Africa, poi Nazareth, ovviamente, Nazarete, ecco, e quindi la Terra Santa, come, ecco, tu hai già citato il fiume Evo, ma anche il Magra, no? Insomma, che infatti parla proprio, ecco, della divisione fra la Toscana, ecco, insomma, e la Liguria, ecco, quindi veramente pieno di insomma, di loghi che poi, voglio fare solo un inciso, sono più o meno 350, insomma, in tutta la Divina Commedia, più o meno citati in 600 passi, quindi sono tanti, ecco, insomma, che spazia veramente, insomma, tutto il mondo conosciuto all'epoca, si potrebbe dire dalla Norvegia fino all'India, passando per, insomma, per l'Egitto e ovviamente il centro dell'Italia, ovviamente, però il centro si potrebbe dire proprio il Mediterraneo, no? E qui si vede proprio, ecco, insomma, cioè una specie di mare nostrum, no? Insomma, quelle dei romani, ecco, insomma, no? Che è proprio quella l'idea, no? Insomma, dell'antica civiltà, insomma, romana, soprattutto, che Dante sicuramente ha in mente, e che qui, in qualche modo, no? Insomma, Folco viene presentato veramente come diciamo, un esponente di questa cultura, no? Anche antica, se volete, no? Infatti, il riferimento, visto che si parlava del Canto dei Cantici, a Nazareth in qualche modo indica proprio, come dire, la tradizione ebraica, no? Insomma, se vuoi, no? E Marsilia, cioè, anzi, lì parla proprio di un fatto storico ai tempi di Cesare, quindi anche come dire, l'eredità antica romana, no? Insomma, e così via. E quindi ovviamente è una presentazione, mi sembra unica, ecco, almeno quello che mi ricordo in tutta la Divina Commedia, no? Di questa ampiezza, no? E quindi, come dire, Folco appare veramente come un personaggio particolare, ecco, insomma, anche più magari ora no, Daniel, che aveva, sì, presentato come un grande, anzi il più grande trovatore provenzale, no? Nel 26° canto, il Purgatorio, ma secondo me la rappresentazione, il ritratto che Dante fa di Folco lo supera, ecco, insomma, no? Supera ampiamente, ecco, questa presentazione. Quindi anche i loghi danteschi, potremmo dire, come dire, no? Sono un supporto alla nostra tesi, no? Perché veramente ci sono così tanti loghi condensati, con questo canto, e soprattutto nel racconto di Folco, che secondo me danno delle coordinate anche spaziali, possiamo dire, e anche temporali, perché ovviamente riguarda poi anche il passato, no? Insomma, il grande passato e tutta la cultura, insomma, ebraica, ma anche quella ovviamente antica, quindi soprattutto romana, ecco. Sì, è vero. Poi anche facevi riferimento alla presa di Marsiglia, quindi anche lì vedi c'è il tema dell'espugnazione della città, quella avvenuta con le armi, non la milizia Cristi, ma in questo caso siamo Quelle di nell'età, vero, Cesare, cesariana, ecco. e quindi c'è questa capacità da parte straordinaria, vero, di Dante, di anticipare o di posticipare o comunque di costruire lungo l'asse del tempo, no? Di seminare una setta anche di quegli indizi, vero? Che in un certo senso costituiscono il punto la meta, ma anche poi il punto di partenza poi per riflettere, ahimè, poi su quella straordinaria, vero, definizione che è l'aiuola che ci fa tanto feroci, vero? Che compare proprio a suggello di un altro canto paradisiaco, ecco. Sì. Io Cioè, direi a che la me. speranza è quella di poter, che il nostro contributo, ecco, che possa essere sia per noi, ma anche per chi poi sarà interessato, di stimolo, vero, ad approfondire Certo. le ricerche, perché devo dire, ora io parlo per la parte, diciamo, io provengo da un percorso di studi di filologia classica e medio latinista, che sia anche quello di indagare attentamente, appunto, i testi, agli ipotesti su cui possiamo costruire delle ipotesi di lavoro, dobbiamo poi cercare di rintracciare, magari anche attraverso un lavoro di ricognizione proprio nelle biblioteche storiche, le sedi storiche di conservazione, di lavorare su questi testi e di capire bene, ecco, sia le attribuzioni, sia le varie contaminazioni. Una precisazione proprio
di carattere filologico che devo fare. Non dimentichiamo poi che gran parte di questo materiale si presenta sotto forma di recollette, cioè il termine vero che si usa generalmente in codicologia per indicare in realtà dei codici miscellanei che operano contaminatio, cioè la contaminazione. Quindi noi abbiamo anche una circolazione latente, definiamola così, di molti scritti della scuola cistercense che si amalgamano e si contaminano poi magari altre, la tradizione dei Vittorini, per cui è difficile certe volte capire dove inizia e dove finisce, cioè l'idea stessa di autore, di autorialità, che per noi è vero è così netta e precisa, non può essere la stessa della sensibilità, per la sensibilità di un uomo che viveva nel secolo XIII, dove in genere le attribuzioni erano fatte sul principio dell'auctoritas, ragione per cui tutto ciò che è o sembra essere cistercense è Bernardo. E invece oggi sappiamo bene, però, da lavori, insomma, anche dalle nostre collaborazioni recenti o trascorse a vario titolo di partecipazione, l'identificazione degli autori, di pseudo, ovvero che popolano le banche date e gli archivi anche del Medioevo latino, ed è quel Medioevo latino da cui attinge anche, non solo, ma insomma attinge Dante, rappresentano un nodo cruciale. Ecco, so proprio dal punto di vista filologico, direi. Giusto. Ecco, Ecco, volevo solo dire prego. un'ultima parola a me, che tutto il canto, anche parlando ora, mi sembra veramente che sia un grandissimo affresco, no? Insomma, come magari quello, ecco, di Michelangelo nella Cappella Sistina, ecco, che è veramente grandioso, che è come proprio la gioia, diciamo, del paradiso che viene rappresentato, ecco. Insomma, in questi due personaggi, Conizia e Folco, ecco, insomma. Sì. Bene. Salutiamo i Salutiamo nostri tutti con ascoltatori, vero? ecco, Speriamo di sperando, vederci presto, come dicono, su questi schermi in e di non aver televisione. annoiato troppo, ecco, E di il non aver tediato personaggio, troppo, di insomma. aver soprattutto destato curiosità, Ecco, ecco, in chi per citare ascolterà. Ecco. Manzoni, no? Speriamo di non aver annoiato il pubblico. Colgo, come di consueto, l'occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nostra lettrice Marta Penchini e ai due relatori di oggi, Hans Monica e Giovanni Fiesoli. E vi do appuntamento al prossimo dialogo dantesco, il penultimo, consacrato al Trisavolo Cacciaguida. I nuovi dialoganti saranno Raffaele Giglio ed Elena Laureti. Vielen Dank und auf Wiedersehen.